In questo video eseguiamo la verifica matematica che la soluzione per la fase di carica del condensatore è questa e per la fase di scarica è quest'altra, cioè che la carica elettrica sulle armature del condensatore, in modo particolare sull'armatura positiva, sale asintoticamente fino a un valore massimo dato dal prodotto FC. E lo fa in un tempo caratteristico tau dato dal prodotto RC e lo stesso durante la fase di scarica. La carica accumulata sulle armature del condensatore parte dal valore Qmax che aveva accumulato prima, per poi scendere con lo stesso tempo caratteristico fino a zero, cioè il condensatore si scarica tutto. Cominciamo con la fase di carica, quindi stiamo ragionando sulla maglia inferiore. Abbiamo già visto l'equazione differenziale del circuito, quindi partiamo da qua. Questa è l'equazione differenziale del circuito. Il circuito è la maglia inferiore dove c'è il generatore, perciò il valore di F, la FEM del generatore, non è 0. Dopo sarà 0 quando lavoreremo sulla maglia superiore dove il generatore non c'è. Andiamo a cercare quindi una soluzione del tipo Qmax esponenziale crescente, quindi una funzione della carica del condensatore, una funzione del tempo di questa forma che poi andiamo a sostituire nell'equazione differenziale per trovare i parametri che sono Qmax e vedremo che risulterà FC e l'altro parametro è tau, la costante tempo del circuito che risulterà RC. Questi parametri li ricaveremo proprio sostituendo matematicamente la soluzione ipotizzata, quindi questa funzione, nell'equazione differenziale. Per semplicità di solito io chiamo il reciproco di tau, lo chiamo K. Quindi la soluzione che andiamo a cercare è del tipo Qmax 1 meno e alla meno kt. A me serve sia la funzione che andrò a sostituire qui, sia la sua derivata che andrò a sostituire qua. La derivata nel tempo, quindi quando andiamo a derivare questa funzione otteniamo questa espressione qua. Perciò andiamo a sostituire la funzione e la sua derivata nell'equazione differenziale al posto di Q. Ho sostituito Qmax 1 meno e alla meno kt. E al posto di Q punto ho sostituito quest'altra espressione qua. Poi moltiplichiamo tutto per C, quindi qui compare FC, qui va via, qui eseguo la moltiplicazione, quindi ho due termini, e qua moltiplico per C, quindi ottengo RC, K e così via. Ho messo il punto interrogativo perché devo verificare che il primo membro dell'equazione è uguale al secondo membro e da questa uguaglianza posso ricavare i parametri Qmax e tau. Infatti, il primo membro presenta questi due termini che il secondo membro non presenta e quindi affinché i due membri dell'equazione siano uguali, FC e Qmax si devono annullare. Quindi Qmax deve essere uguale a FC, cioè questi due termini devono essere l'uno il contrario dell'altro. E così abbiamo calcolato il primo parametro, Qmax e FC. Inoltre, affinché sia verificata l'uguaglianza, anche il termine con l'esponenziale deve essere uguale a destra e a sinistra, quindi questo significa, dal momento che entrambi i termini hanno Qmax, che RCK deve essere 1. E da qui ricavo il valore di K, cioè quello di tau, che era 1 su K. Quindi il reciproco di K, tau, deve essere RC. Quindi abbiamo verificato che un andamento di carica del condensatore che è esponenziale crescente nel tempo, asintoticamente fino al valore Qmax, rappresenta una soluzione dell'equazione differenziale con i parametri Qmax FC e tau RC. Ora passiamo alla fase di scarica, quindi andiamo a lavorare sulla maglia superiore, che è questa. Il generatore non c'è più, quindi dobbiamo porre F uguale a 0 e perciò l'equazione differenziale diventa quest'altra, dove l'unico, tra virgolette, generatore è il condensatore, che fa da generatore in quanto utilizza le cariche accumulate in precedenza per far passare la corrente in senso antiorario. Se orientiamo la maglia superiore in senso antiorario, questo, diciamo, tra virgolette, generatore, che è il condensatore, ha segno positivo, a differenza di prima, quando lavoravamo nella maglia inferiore. Infatti adesso il condensatore cerca di far scorrere la corrente nel verso positivo, che è il verso antiorario. E la sua forza elettromotrice del condensatore, come anche avevamo visto prima nell'altra maglia, nella fase di carica, è la sua differenza di potenziale, Q su C. Questa è la legge di Ohm del circuito, quindi la forza elettromotrice, qui data dal condensatore, uguale R per I.
R è questa resistenza, infatti la corrente passa attraverso questa resistenza, ma questa corrente è uguale alla derivata della carica elettrica del condensatore cambiata di segno. Il motivo per cui c'è il segno meno è che Q è la carica sull'armatura positiva del condensatore e la sua derivata sarebbe la rapidità con cui questa carica sull'armatura positiva varia nel tempo. La sua derivata quindi è un valore negativo perché la carica positiva del condensatore diminuisce man mano che il condensatore si scarica. Quindi Q punto è negativa e perciò con il segno meno davanti torna positiva in accordo col fatto che la corrente è positiva. In altre parole, se avessimo scritto I uguale Q punto senza il segno meno, avremmo avuto una contraddizione perché la corrente elettrica è positiva in quanto gira in senso antiorario, ma Q punto sarebbe stata negativa perché il condensatore sta perdendo carica. Quindi avremmo avuto l'uguaglianza tra una corrente positiva e una diminuzione negativa, quindi di carica sul condensatore. Il segno meno invece riaggiusta le cose. Quindi l'equazione differenziale sarà Q su C uguale meno RQ punto. Moltiplicando tutto per C abbiamo questi semplici passaggi, al posto di RC scriviamo tau perché prima avevamo visto che tau era RC. E quindi l'equazione differenziale risulta questa, dove Q, ricordiamo, è la carica elettrica sull'armatura positiva del condensatore, una carica elettrica destinata a diminuire. Man mano che il condensatore si scarica e fa passare la corrente elettrica. C'è da cercare una soluzione, quindi una funzione Q di T, che soddisfi questa equazione differenziale. Cerchiamo quindi una soluzione del tipo carica del condensatore che diminuisce esponenzialmente a partire dal valore Q max precedente. Quindi una funzione esponenziale decrescente con la stessa, costante tempo tau di prima. E vediamo se questa soluzione può andar bene, vedremo che andrà bene, sostituendola nell'equazione differenziale. Per sostituirla dovrò prima calcolare però la derivata temporale da sostituire poi qua. Quindi deriviamo questa funzione e otteniamo questa derivata. Quindi andiamo a sostituire queste due espressioni Q e Q punto nell'equazione differenziale, questa è Q variabile nel tempo in modo esponenziale decrescente e qui abbiamo meno tau per Q punto, il segno meno si annulla, i due segni meno, si semplificano tutte le quantità e quindi risulta verificata l'uguaglianza. Quindi risulta verificata l'equazione differenziale, che era questa, cioè questa. Questo vuol dire che la soluzione che abbiamo ipotizzato è corretta, cioè dal punto di vista fisico vuol dire che il condensatore si scarica perdendo la sua carica elettrica sulle armature attraverso una funzione esponenziale decrescente.